Ed eccoci, buonasera, buonasera e ben trovati a Ma che calcio dici, il format targato, la nuova TV, la casa del calcio lucano, inerente a tutte le maggiori realtà sportive della Basilicata, impegnate nei campionati nazionali di Serie C e Serie D. Con la lente di ingrandimento andremo ad analizzare le dinamiche impazzite inerenti alle gare dell'ultimo turno, partendo rigorosamente dal Matera, impegnato nella terza serie nazionale, per poi fare un ampio excursus nelle tre lucane impegnate nel girone H di Serie D, con il tutto con la sola voce dei protagonisti sul campo. Ma tagliamo corto, andiamo a presentare il nostro, come sempre, ricchissimo parterre de Roi, partendo da un fine conoscitore delle dinamiche impazzite del campionato dei professionisti, ma anche della quarta serie nazionale, il procuratore di diversi profili interessantissimi del panorama calcistico. Parliamo dell'avvocato potentino Camillo Cannizzaro. Buonasera, avvocato. E passiamo a colui che con la sua zampata ha proiettato il Potenza a più 8 dalla diretta inseguitrice della Cavese, prendendo per mano i tifosi e trascinandoli nella dimensione onirica del piacere. Tutti i riferimenti vi riporteranno all'identikit dell'attaccante del Potenza Calcio, Giuseppe Siclari. Ben ritrovato, Giuseppe. Buonasera a tutti. E dobbiamo parlare anche di Picerno Altamura, dove è successo praticamente di tutto, e lo faremo soprattutto con due profili di entrambe le sponde. Partiamo da quella altamurana, della Murgia, appunto, dell'Altamura, con il Gioli di centrocampo e offensivo, fratello dell'attaccante del Potenza, Pierpaolo Di Senso, Sebastian Di Senso. Buonasera, Sebastian. Buonasera, buonasera a tutti. E dobbiamo parlare anche della sponda della Leonessa della Lucania, che recrimina per il gol non gol che ha permesso alla formazione di mister Ginestra di centrare tre punti importantissimi. Lo facciamo con il vice allenatore dei Melandrini, Francesco Giuzio. Buonasera Francesco e ben ritrovato. Buonasera a te. Allora, tuffiamoci subito a capofitto nel cuore del nostro talk show, partendo rigorosamente dal girone C di Serie C, andando a ripercorrere risultati e classifica dell'ultimo turno. I risultati della 34esima giornata del girone C di Serie C: Casertana Sicula Leonzio 1-1, Cosenza Catanzaro 0-0, Fidelis Andria Acragas 1-0, Matera Rende 0-1, Monopoli Bisceglie 2-0, Racing Fondi Paganese 4-5, Regina Lecce 0-1, Virtus Francavilla Trapani 2-0, riposa il Siracusa. La classifica: Lecce in testa con 68 punti, a seguire Catania e Trapani 63, Monopoli 48, Juve Stabia e Rende 46, Matera e Cosenza 45, Siracusa 44, Virtus Francavilla e Sicula Leonzio 42, Casertana 41, Bisceglie 38, Catanzaro 37, Fidelis Andria 35, Regina 33, Paganese 32, Racing Fondi 26, Acragas 10. È un lunedì nero per il Matera, che cade di misura tra le mura amiche del 21 settembre Franco Salerno per mano della neopromossa Rende. Lunedì nero perché sono arrivati anche due punti di penalizzazione da parte del Tribunale Federale Nazionale inerente agli stipendi non pagati delle mensilità di settembre e ottobre. Ma buttiamoci a capofitto nel rettangolo di gioco, andandoci a rigodere la sintesi, appunto, di Matera Rende. Perde in casa il Matera con la rete di Gigliotti per il Rende al minuto 64. La formazione di Auteri compie un passo indietro sul piano delle prestazioni per quanto visto in campo al 21 settembre. È la seconda sconfitta consecutiva. Al settimo è il Matera ad avere la prima occasione con una bella verticalizzazione di Livio per Casoli, ma il tiro viene deviato in angolo dalla difesa avversaria e il tutto si traduce in un nulla di fatto. Il Rende risponde con Rossini, che calcia al volo. Il tiro è potente ma impreciso. Al 19esimo De Brasi vola e salva il Rende con la mano di richiamo sul colpo di testa angolato di Gigli sugli sviluppi di calcio d'angolo. Poi è il momento del Rende che mette pressione ai lucani dalla mezz'ora. Gigliotti buca la difesa e calcia, ma Tonti salva tutto. Il Matera prova a riversarsi in avanti e ci prova prima con Tiscione dal limite, ma il suo tiro deviato si spegne in angolo. Poi con un'incursione di Casoli che però non inquadra lo specchio. Le squadre vanno a riposo così sul risultato di 0-0. Al rientro in campo il Matera prova sempre a sfondare sull'out di sinistra con Casoli che calcia ancora sull'esterno della rete al 48esimo.
Un minuto più tardi rende pericoloso con un tiro dalla distanza, ma Tonti è abile a distendersi. Al 64esimo l'episodio che decide il match. De Franco in uscita commette ancora un errore. Vivacqua recupera palla e calcia, Tonti respinge, ma Gigliotti non può sbagliare a pochi metri dalla porta. Rende in vantaggio. Da quel momento il Matera fa poco o nulla per cambiare le sorti del match. A 10 minuti dalla fine un brivido per il Rende con Sartore che sfiora il palo con un tiro molto potente. Scocca il 90esimo, arriva la vera palla gol con Maimone che sbaglia da pochi centimetri il tap in vincente. In pieno recupero poi annullano un gol di fuorigioco a De Franco che sembra esserci. Il Matera incassa il KO in casa. Seconda sconfitta consecutiva per il Matera che abbandona il quarto posto in classifica e scivola in basso in graduatoria con il rischio che la penalizzazione da parte del TFN possa comunque aumentare con lo spettro che aleggia sulla città dei Sassi di una mancata qualificazione ai playoff. Ma andiamo subito con l'analisi del match partendo ovviamente da un tecnico come Francesco Giuzio. Francesco, abbiamo visto la sintesi del match, un Rende che è stato semplicemente più cinico rispetto al Matera? Sì, credo di sì, dalle immagini almeno è quello che si evince. Nonostante la situazione societaria, comunque il Matera, i giocatori del Matera mi sembra fossero concentrati sulla partita, hanno avuto davvero tante occasioni. E è stata una bella partita comunque, a discapito dello 0-1, quindi può sembrare una partita magari più tirata, invece è stata veramente ricca di azioni, quindi penso che il Matera può uscirne, perché in campo ha i valori, ha comunque un numero di indisponibili veramente notevole. Ieri, se non sbaglio, erano addirittura 10 tra infortunati, squalificati oppure insomma giocatori che appunto non potevano prendere parte alla partita, per cui credo che poi alla lunga riuscirà, nonostante i punti di penalità che sta subendo, a qualificarsi comunque nei playoff, magari non a superare il primo turno della qualificazione, quindi in quarta posizione, ma dalla quinta alla decima penso che sia la portata di una rosa così. E il Matera è caduto appunto per mano del Rende. Sorpresa di questo campionato è proprio con l'avvocato Cannizzaro, che conosce tutte praticamente le realtà del girone C di Serie C. Un Rende, avvocato, che sta davvero sorprendendo. Il Rende, diciamo che ha strutturato una squadra con degli elementi che provenivano quasi tutti dalla Serie D. Ha un ottimo allenatore e fino adesso ha dimostrato di giocare tutte le partite così, giocando un calcio discreto, riuscendo a mettere in difficoltà l'avversario e riuscendo a fare poi quei gol che poi ti permettono di portare a casa i 3 punti. Tutti i ragazzi, secondo me si vede che sono un ottimo gruppo, ragazzi umili che corrono tanto e riescono anche in una piccola realtà come Rende a creare abbastanza entusiasmo, perché voglio dire, paradossalmente il Rende che l'anno scorso non è riuscito a vincere il campionato di Serie D sta prendendo il posto del Cosenza, che è un'ottima squadra, una squadra invece strutturata per fare un campionato diverso rispetto al Rende che doveva soltanto salvarsi all'inizio, in teoria invece ora si trova lì l'opportunità di giocare i playoff e comunque di dare spazio a una piccola cittadina nel calcio, in un torneo da professionista, il calcio diciamo che per una realtà così conta. Ci sono diversi elementi che hanno giocato sempre solo in Serie D e ora invece si stanno confermando, come Gigliotti, Larribi, Ferreira, che nella prima parte di campionato non aveva trovato molto spazio alla sicula. Quindi io credo che vadano fatti i complimenti sia alla società che all'allenatore, a tutti i ragazzi, che sono tutti molto giovani, che riescono diciamo, a imporsi anche con una squadra come il Matera, che invece in teoria doveva stare lì fra i primi 4 o 5, che poi anche per le difficoltà societarie si è trovata un po' più in basso. E proprio le difficoltà societarie stanno condizionando inevitabilmente il rendimento della formazione biancazzurra. Allora lo chiediamo a chi di mestiere fa proprio il calciatore, come Giuseppe Siclari. Giuseppe, alla luce della tua lunga carriera con tante stagioni, soprattutto nei professionisti, non so se ti è mai capitato una situazione spiacevole del genere, vale a dire di non ricevere gli emolumenti da parte della società, e come si vive una situazione del genere all'interno dello spogliatoio? Beh, sicuramente non si vive bene, perché al di là di tutto
per noi è comunque un lavoro, e non magari ricevere i pagamenti durante i mesi non è un bene. Poi è normale che tutto influisce in negativo, però sicuramente poi alla fine si va in campo, si cerca in qualche modo di non pensarci, però allo stesso tempo vuoi o non vuoi questa cosa un po' ti penalizza, ecco. E gli stipendi non pagati da parte della società hanno portato anche all'epurazione di 4 big della rosa biancazzurra come Angelo, Stendardo, Strambelli e Giovinco. E appunto con Sebastian, come vive sempre, dobbiamo capire un po' l'aria che si respira nello spogliatoio, le dinamiche che aleggiano all'interno del gruppo, come vive appunto lo spogliatoio l'assenza di 4 pedine importanti? Beh, penso che questi calciatori sono giocatori molto importanti per il Matera, però è una situazione un po' difficile, però io penso che alla fine al materiale umano il Matera per poterne uscire, per poter raggiungere almeno i playoff, nonostante ci siano questi punti di penalizzazione, speriamo che riesce comunque a ricompattarsi e magari a ripartire al meglio possibile. Sebastian, pesa anche il problema, la questione che i punti di penalizzazione possano comunque aumentare nel corso dei prossimi mesi, perché al vaglio del Tribunale Federale Nazionale ci sono anche i mancati pagamenti dei mesi successivi, non solo quelli di settembre e ottobre. È un po' una situazione spiacevole, come un po' il cane che si morde la coda, nel senso cercare di fare punti sul campo per poi vederseli comunque levati da parte del TFM. Sì, è una situazione, detto, ripeto, una situazione non facile, però nel senso il calciatore deve cercare di andare in campo la domenica e fare il meglio possibile, anche se vuoi o non vuoi ci sono queste problematiche che ti portano a essere magari meno, un po' più deconcentrato, ma durante la settimana, e magari con un consumo di energie nervose che non dovrebbe succedere per chi si concentra durante una settimana e lavora una settimana intera per apprestarsi a disputare la partita la domenica, che è importante. E quindi il Matera è chiamato a fare gruppo e a risollevarsi e cercare di riscalare nuovamente la classifica per riacciuffare quel quarto posto perduto a partire dal match della prossima settimana contro la Virtus Francavilla. Francesco, un avversario complicato, perché insieme a Rende anche la formazione brindisina è un'assoluta sorpresa di questo campionato, sulla scia comunque degli ottimi stagioni e risultati ottenuti nelle precedenti stagioni, guidata tra l'altro da Gaetano D'Agostino, l'ex Serie A che partì proprio dalla Serie D, che quando guidava la formazione dell'Anzio. Tra l'altro Gaetano D'Agostino, alla vigilia del successo poi inaspettato contro il Trapani, ha dichiarato che se avesse raggiunto la vittoria si sarebbe tinto di biancazzurro. Ti è mai capitato di fare una scommessa del genere? No, ci tengo ai miei capelli, non ne vale la pena. Sì, D'Agostino l'anno scorso stava con l'Anzio, quindi ci abbiamo giocato contro. Dico la verità, rimasi anche un po' sorpreso quando poi quest'estate venne annunciato appunto da Francavilla, perché comunque un allenatore che si era salvato alla penultima giornata in Serie D, insomma, fa poi un certo effetto vederlo chiamato da una squadra comunque importante come la Virtus Francavilla, soprattutto a livello societario, che è una squadra che ha buona organizzazione, anche insomma un buon budget da destinare inizio anno. Però evidentemente pesa anche il fatto che si chiami Gaetano D'Agostino e non Manuel Scalese, no? Quindi e direi pesa anche questo. Però vabbè, al di là di questo, sì, una partita brutta, perché forse capita in un momento intanto difficile, l'abbiamo già detto, e poi comunque con un avversario che è in salute, insomma, in entusiasmo, e può essere una partita davvero rognosa, diciamo, per i biancazzurri. Biancazzurri chiamati appunto al successo, come detto prima, per provare a riscalare qualche posizione di classifica che gli permetterà una migliore posizione in ottica playoff. Rimanendo però nel vertice della classifica, il campionato si è riaperto da un paio di settimane, complice la flessione di risultati del Lecce nelle ultime 5-6 apparizioni del campionato. Avvocato, e quindi tra la strada del Catania verso la Serie B del Catania del nostro Giuseppe Siclari,
perso la vetta della classifica, c'è proprio un tuo assistito, perché stanno giocando proprio in questo momento Juve Stabia e Catania, con la formazione Etnea che vuole riportarsi di nuovo subito a ridosso di 2 punti dalla capolista Lecce. Beh, stasera il Catania può giocarsi una importante fetta di campionato, perché vincendo si porterebbe di nuovo a 2 punti dal Lecce, che ancora deve riposare. Diciamo che stasera sarà sicuramente una bella partita, che purtroppo noi non possiamo vedere perché siamo qui, tuoi ospiti, però io spero che comunque, a parte che Gigi faccia una buona partita, per quanto riguarda Lecce e Catania sono due società, ma anche il Trapani penso che meritino di andarsi a giocare un campionato più importante, quindi la Serie B, ricordandoci che ci sono ancora a disposizione i playoff. Io sinceramente spero che dopo un po' di tempo torni una formazione del girone C ad aggiudicarseli, quindi a fare il salto di categoria. Io credo che il Catania come nome sulla carta sia più attrezzato del Lecce, ma fino adesso il Lecce è stato lassù, diciamo, dalla prima giornata, quindi penso che sarà una bella lotta fino alla fine. E anche se ieri Trapani ha perso, penso che queste 4 giornate che restano da giocare possano riservare qualche sorpresa. Sarà divertente. Soddisfatto dunque del rendimento del tuo assistito Gigi Viola, che tra l'altro è stato castigatore del Matera sia all'andata che al ritorno? Sì, infatti i commenti di alcuni tifosi potentini sono stati simpatici su Facebook, però sì, sono molto contento perché stanno facendo un gran campionato, nonostante la Juve Stabia sia partita con meno ambizioni rispetto agli anni precedenti, sta portando avanti un campionato importante, deve ancora recuperare un tempo contro la Virtus Francavilla, deve giocare stasera sperando che possa portarsi al quarto posto solitario e quindi giocare i playoff da una posizione privilegiata. E lo stuzzichiamo un po' in chiave mercato il nostro avvocato, perché nel capoluogo, già è normale, subito apriamo subito con il botto, perché nel capoluogo i tifosi del Potenza, sulla scia dell'entusiasmo e dell'euforia dopo il successo del Gravina che avvicina sempre di più il salto nei professionisti, sognano un ritorno di Gigi Viola in rosso-blu. E resta soltanto fantacalcio. Ma rimane fantacalcio, penso sia logico, perché il Potenza ancora non ha vinto il campionato, perché ora, indipendentemente da tutto, sì, c'è la distanza, ci sono poche partite e ieri è stato messo, come ho sentito dire spesso fra ieri sera e stamattina, un bel mattone sulla casa della vittoria del campionato, però il Potenza ancora deve vincere. Poi, dopo che si vince, ci saranno i festeggiamenti. Dopo i festeggiamenti ci sarà chi di dovere che si siederà al tavolino e progetterà un ritorno nei professionisti, spero più ambizioso possibile, e allora lì si potrà iniziare a parlare. Però Viola ha un contratto abbastanza lungo e abbastanza importante con la Juve Stabia, cioè non siamo soltanto noi a dover decidere, c'è anche la Juve Stabia, si trova bene lì, sta facendo un grande campionato e sinceramente guardiamo più su, che guardiamo più alle categorie superiori che alle neopromosse. Torniamo a parlare di Matera, ma soprattutto della Serie C, della lotta al vertice, perché Giuseppe, quando ci sei venuto a trovare nel corso dell'ultima ospitata, il Catania era distante comunque dalla vetta. Ora le cose sono completamente cambiate, ovviamente tu da cuore catanese ti auguri che possa tornare nel calcio che conta, nella cadetteria nazionale. Beh, sì, fa sempre piacere, anche perché stiamo parlando di 3 squadre che sicuramente la Serie B è proprio il loro habitat naturale, ecco. Però vincendo stasera sicuramente il Catania si rimetterebbe a -2, la terz'ultima il Lecce riposa e c'è lo scontro Catania-Trapani. Queste 4 partite saranno tutte e 4 molto importanti per tutte e 3 le squadre, ecco. Poi alla fine penso che vincerà, spero che vincerà la migliore, perché comunque non ci dimentichiamo, ecco, come diceva prima Camillo, il Lecce è sempre stato lì dall'inizio, perciò a questo punto sono loro davanti e se loro vincono tutte le prossime 4 partite va bene. Poi devono sperare, ecco, Catania e Trapani, che Lecce faccia
qualche altro passo falso. Diciamo però che il Lecce ci fa anche un po' di tenerezza, perché negli ultimi tre anni sì, poverini, infatti, sono là, spendono, fanno. Ormai se lo meritano anche, voglio dire. Sì, 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 sì. Ricorda un po' il Benevento di quando perse le diverse finali, tra l'altro una con il Potenza, poi con la Volli, con l'Avellino, col Foggia, però poi alla fine il Benevento ha fatto il balzo in Serie A. Grazie all'aiuto della regia, se riusciamo a rivederci la classifica, perché fino a ieri appunto sembrava una lotta a tre per il salto in Serie B, poi il Trapani è crollato appunto per mano della Virtus Francavilla. Trapani, tra l'altro, Sebastian, dove milita comunque un tuo amico, Jacopo Murano. Secondo te è fuori dai giochi il Trapani, oppure può sperare di reinserirsi anche se mancano comunque quattro giornate al termine? No, fuori no, perché fuori? Bisogna vedere i risultati delle prossime partite, perché tutte, mi ricordo qualche partita fa il Lecce sembrava destinato a vincere il campionato, invece poi il calcio riserva sorprese, adesso il campionato si è riaperto in maniera più totale, quindi dipende dalle prossime partite e i risultati che usciranno. Fra l'altro ormai in Serie C è diventata la regola, perché anche il Livorno, solo il Padova diciamo può essere sì, quasi, cioè ormai il Livorno, l'anno scorso l'Alessandria, e queste, questa frizzantezza di fine campionato è molto sta diventando la regola, è divertente per noi che lo guardiamo da spettatori. E non c'è nulla di scontato. Rivediamocela cortesemente la classifica, Francesco, per chiudere. Vediamo che il Matera ha perso la quarta piazza in classifica e complice anche un'eventuale ulteriore penalizzazione, visto che la classifica è anche cortissima, rischierebbe addirittura di uscire dalla zona playoff. Se ci sono problemi per pagare le mensilità, a quel punto penso che conviene, nel senso che è inutile allungare di un mese appunto l'impegno di lavoratori, staff, eccetera, e quindi andare poi incontro a un'ulteriore sanzione appunto di un altro mese. Però ripeto, io non so di che natura siano i problemi che ci sono a Matera, se ci sono, quindi è anche difficile parlarne. Sicuramente sarebbe un peccato, ma la cosa più importante penso che per una città come Matera è assicurarsi comunque la partecipazione al prossimo campionato, che poi, anche perché nel 2019 sappiamo tutti che Matera appunto sarà investita da un evento di portata internazionale, per cui sarebbe veramente uno smacco perdere il professionismo. Mi auguro che questo non succeda e quindi che la società possa organizzarsi al meglio pensando già alla prossima stagione, perché comunque anche i playoff lasciano un po' il tempo che trovano. Se ci sono difficoltà in Lega Pro è difficile pensare insomma, a passare di categoria, no? Forse stanno risparmiando per poter vincere l'anno prossimo, che 2019, no? Questa è una strategia, tanto dico, il primo anno del Potenza in Serie C vince il campionato del Matera, divertente, potrebbe essere divertente. E sarebbe comunque una bella chiusura del cerchio, proprio nell'anno 2019 di Città della Cultura. Beh, però il Matera comunque quest'anno sta avendo queste difficoltà, ma nei due anni precedenti in cui ha giocato i professionisti ha fatto dei campionati, è stato anche primo in classifica, a pari punti con Lecce, Foggia, cioè gli sforzi se ne sono stati fatti, quindi credo che, voglio dire, la posizione, giocarsi playoff e comunque ritrovare una stabilità sia importante per non gettare al vento, come diceva Francesco, tutti gli sforzi fatti fino adesso. Infatti noi ci auguriamo che la società di Patron Columella possa ritrovare il suo equilibrio, perché comunque il Matera è una società, fino ai problemi di questi ultimi mesi, è stata sempre una società modello, è una realtà importante della terza serie nazionale, e ci auguriamo per tutto il calcio lucano che possano ritrovare la giusta direzione e proiettarsi a quello che sarà un anno importantissimo per la città dei Sassi nel campionato appunto che merita. Curiosità, l'anno prossimo 2019, anno appunto in cui Matera sarà capitale della cultura del 2019, coincide anche con il centenario del Potenza Calcio, quindi
un eventuale derby tra Matera e Potenza sarebbe davvero un bellissimo spot per l'intera regione. Ci lasciamo così, l'interpretazione poi la lasciamo a voi telespettatori, perché è arrivato il momento di chiudere, perché Francesco ora è arrivato il momento di... dell'irriverente rubrica. Allora appunto ce l'ha presentato il nostro Francesco con la top 3 di Ma che calcio fai? La top 3 di Ma che calcio fai? Al terzo posto Maimone si divora da due passi il tapin del pareggio. Al secondo posto, l'erroraccio difensivo della Fermana spiana la strada al Vicenza. E al primo posto, non uno, non due, ma ben tre lisci in aria del Cuneo fanno felice il Pontedera. Il vai con liscio, come direbbe la Jalappas Band, mai dire gol, della difesa del Cuneo contro il Pontedera, si guadagna di diritto il gradino più alto del nostro podio. Tuffiamoci a capofitto nel girone H di Serie D, perché c'è davvero tantissima carne al fuoco. Andiamo a ripercorrere i risultati e classifica dell'ultima giornata. I risultati della 30ª giornata della girone H della Serie D. Picerno Altamura 1-2. Francavilla Aversa Normanna 4-0, Frattese Gragnano 0-0, Gravina Potenza 0-1, Nardò Turris 1-1, Pomigliano Sarnese e il posticipo di lunedì, Polfetta Manfredonia 1-3, San Severo Cerignola 0-0, Taranto Cavese 2-1. La classifica: Potenza al comando con 74 punti. Cavese 66, Altamura 63, Cerignola e Taranto 59, Gravina 47, Picerno 46, Nardò 45, Gragnano 36, Francavilla 33, Turris 32, Sarnese 31, Pomigliano 29, San Severo 27, Aversa e Frattese 26, Manfredonia 16, Molfetta 12. Sorridono Potenza e Francavilla mastica amaro il Picerno che cade in casa contro l'Altamura, ma partiamo ovviamente dalla vetta della classifica, vale a dire dalla capolista Potenza che grazie alla zampata di Giuseppe Sicla ricentra tre punti fondamentali in ottica promozione. Allora ci andiamo a godere la sintesi di Gravina Potenza. Si comincia al vicino. Guida Chiara Dia, va al colpo di testa, la blocca Brezza. Di punizione va Molinari, la battuta e l'intervento prodigioso di Brezza. La prima grande occasione è del Gravina. Franza allarga bene sulla fascia a cercare Siclari, che brivido, palla al lato. Esposito ancora, largo Coccia. Il taglio per Coccia, mette dentro Siclari, Potenza davanti. Di Guadalupi, mette per Panico, Coppola al lato. Occhio a Coppola. Vedi Michele. Siclari, grande intervento di Oliva. Palla a cercare Siclari, l'Oliva la blocca bene. Riepilogo dei cambi. Siclari va da Guadalupi, Franza, miracolo di l'Oliva. E Guadalupi, la traversa di Mirko Guadalupi. Santoro, bello spunto di Santoro che poi va al tiro col destro, palla termina al lato, aspetta la sovrapposizione di Chiaradia che arriva puntuale, va al cross, Chiaradia secondo palo, Cegne, che peccato, grande palla gol per il Gravina. Parte Pepe, l'Oliva, grande
parata di Oliva, non era semplice bloccare questa sfera. Caruso, poi va al tiro Caruso, presa e calcio d'angolo. Occhio a Gava, palla sul secondo palo, Dorsi, presa, che parata di presa, pazzesca parata di presa. Da Gava. Per Balzano, occhio che zona tiro, Balzano ci prova, Balzano, grande parata ancora di presa. Ciao Pepe, parte il suo tiro, Pepe esterno della rete, brivido però. Quindi va da Caruso, non c'è fuori gioco, Caruso va al cross sul secondo palo, presa, blocca. Termina qui il confronto del vicino, il Potenza si impone con il punteggio di 1-0, decide Siclari. E 2000 tifosi rossoblu che nella mattinata di ieri hanno impostato il proprio navigatore satellitare in direzione vicino, proprio nel tempio del Gravina, hanno spinto il leone rampante al successo che ha permesso di allungare nei confronti della diretta inseguitrice Cavese, che intanto era caduta allo Iacovone di Taranto di ben 8 lunghezze. E Giuseppe, partiamo proprio dai tifosi, dalla splendida cornice, dall'area di festa e di sport che si respirava ieri al vicino. Insomma, non tutti i giorni in Serie D si vivono e si possono respirare atmosfere del genere, di calcio che conta. No, sicuramente in Serie D è una situazione un po' anomala, sicuramente. Poi ieri non sembrava che giocassimo fuori casa. Vabbè, ma loro ormai ci hanno abituati a questi... a queste situazioni sia fuori che in casa, perché comunque da inizio anno che ci sostengono e ci fanno, comunque ci danno un grande contributo, perché comunque giocare con 1000, anzi ieri erano molti di più, 1500, 1600, giocando soprattutto fuori casa è uno stimolo in più. Però che dire, dei tifosi bisogna solo applaudirli e ringraziarli, che fino ad oggi stanno facendo la loro parte. Una partita davvero delicatissima, fondamentale. Quali sono state le difficoltà di affrontare comunque un ostico Gravina? No, sicuramente è una squadra molto valida, ha dei giovani molto interessanti e comunque non è stata sicuramente una partita facile. È vero che abbiamo avuto parecchie occasioni, potevamo anche chiuderla e mettere più al sicuro il risultato, però poi alla fine penso che il risultato sia stato giusto, perché non mi ricordo, anche vedendo adesso le immagini, di parate clamorose del nostro portiere, nonostante l'entusiasmo del telecronista, però penso che poi alla fine il risultato sia stato giusto e siamo molto contenti, ecco, perché sapevamo che era una partita importante dove dovevamo fare i 3 punti, come comunque sempre ogni domenica siamo obbligati a fare i 3 punti, ma non adesso, da inizio anno, perciò è sempre, non è scontato, però noi siamo comunque obbligati a vincere, come siamo obbligati a vincere da qui alla fine, perché ancora mancano 4 partite. È vero che abbiamo 8 punti di vantaggio, però ancora non abbiamo fatto niente, non abbiamo vinto niente, dobbiamo essere comunque contenti, ma allo stesso tempo rimanere coi piedi per terra, anche se è un po' difficile, diciamo, in città soprattutto, ma noi calciatori dobbiamo esserlo, perché comunque non è stato fatto ancora niente, abbiamo messo un buon vantaggio e ce lo dobbiamo tenere da qui alla fine. Ecco, abbiamo visto prima, mentre il nostro Giuseppe parlava, proprio il gol realizzato da Siclari, dove si è riuscito a rubare il tempo ai difensori su una bellissima giocata di Esposito prima e di Coccia poi. Puoi provarci a descrivere quei momenti, da quando ti sei alzato e poi sei andato a correre verso il settore dei tifosi rossoblu? Beh, quei momenti sono secondi che tu non... cioè, te li vivi nel momento, perché comunque quando segni vai sotto...
una sotto una tribuna, perché poi erano in una tribuna tutta piena di tifosi, è una cosa bellissima, ecco, ripeto, soprattutto quando giochi fuori casa, perché magari in casa già sai dove andare, la curva, però è sicuramente una bella emozione, però è stato bello un po' tutta l'azione, perché dal lancio di Gennaro, che non scopriamo delle sue doti tecniche, poi ha fatto una grande cosa pure Peppe, che ha messo la palla, cioè che secondo me la miglior cosa ha fatto nel primo controllo, che se l'è sistemata e poi l'ha messa dietro. Io ho rubato il tempo al difensore. Avvocato, una vittoria fondamentale, quella del Potenza, soprattutto in ottica calendario, perché appunto calendario alla mano, sembrerebbe che le partite successive sorridessero di maggiormente alla Cavese che non al Potenza, visto che la formazione metelliana affronterà Molfetta, Gragnano, Manfredonia e alla fine la Frattese, mentre il Potenza è atteso comunque un calendario più complicato, il derby contro il Picerno, poi a Nardò, dove la trasferta probabilmente verrà vietata ai tifosi, in casa con il Taranto e poi ultimo con il Molfetta. Beh, diciamo che il Potenza lo scoglio l'ha superato ieri, perché si è portata a 8 punti in meno 4 partite, quindi in 4 partite il Potenza dovrà fare 5 punti per avere la matematica certezza. Considerato che ne ha fatti 74 in 30, se ci affidiamo alle statistiche non dovrebbero esserci problemi, anche se quelle partite vanno tutte giocate. Il calendario della Cavese è certamente sulla carta più favorevole, perché comunque incontrerà squadre, anche se qualcuna si sta giocando ancora la salvezza, incontrerà squadre comunque della medio-bassa classifica, mentre il Potenza andrà a sfidarsi appunto col Picerno, che quest'anno ha due partite da recuperare, una partita da recuperare e potrà portarsi al sesto posto. Penso che sia anche un risultato migliorando di anno in anno. L'anno scorso, se non mi sbaglio, avete fatto 47 punti, no? Settima posto. Quindi voglio dire, quest'anno il lavoro della società e dello staff sicuramente è premiato anche da questo tipo di soddisfazione. Poi a Nardò, sicuramente non è facile andare a giocare a Nardò, non ci saranno probabilmente i tifosi. Nardò è un'ottima squadra che comunque viaggia fra l'ottavo e il settimo posto. Poi il Taranto, che comunque si sta giocando la posizione playoff, e poi l'ultima alla fine col Molfetta, che è già ampiamente retrocesso in eccellenza. Quindi non è tanto quanto ci si gioca durante queste ultime quattro partite per le avversarie del Potenza, ma perché sia Picerno che Nardò non hanno più da chiedere nulla al campionato, tranne appunto le soddisfazioni personali. Il Potenza andrà a sfidare squadre più attrezzate, ovviamente del Gragnano, del Manfredone e della Frattese. Quindi penso che lo scoglio sia stato messo ieri, perché credo che 5 punti in 4 partite siano alla portata di una squadra che ha stracciato tutti i record quest'anno. Io vedevo la classifica degli altri gironi, c'è un girone, non ricordo quale, dove la prima in classifica ha 57 punti, il Potenza ne ha 17 in più, sono parecchi. Quindi complimenti alla Cavese, che è riuscita a mantenere il passo, al Cerignola. Comunque, sai, quando inizi un campionato e costruisci una squadra per vincere, 3-4 rivali che hanno le stesse ambizioni ci sono sempre, poi la differenza la fa tutto il resto dei fattori che portano poi alle vittorie: il gruppo, la società, la tranquillità dei giocatori. Quindi credo che quest'anno le prime 5, ma anche fino al Nardò, tutte quante abbiano fatto divertire, soprattutto perché sono squadre che hanno giocato partite, hanno fatto tanti gol, sono squadre anche con giocatori che hanno fatto i professionisti, quindi è stato un bel campionato, devo dire, a dispetto di quello dell'anno scorso, dove che è stato un po' più monotono, con squadre meno attrezzate, anche, devo dire, giocatori meno forti. E a proposito di giocatori, la rosa del Potenza è imbottita di diversi tuoi assistiti, come appunto il capitano Gennaro Esposito, Vincenzo Pepe, ma anche Pierpaolo Di Senso, soddisfatto dell'ottimo rendimento che hanno raggiunto. Guarda, il Potenza quest'anno ha 26 o 27 giocatori. 27 giocatori, e ti dirò che quando prima di qualche partita dove c'era qualche infortunato, qualche squalificato, qualcuno era anche un po' preoccupato per la mancanza di qualche giocatore, ti dirò che poi durante la partita in pochi si sono accorti che mancasse quello o quell'altro, perché chi è entrato anche in corso di partita non ha fatto rimpiangere nessuno, e questo secondo me è frutto di tutto ciò che avviene fuori dal campo.
Io credo che tutti i giocatori con cui ho parlato e che sono stati, che hanno vinto qualche campionato, tutti quanti mi hanno detto che il campionato lo hanno vinto col gruppo, appunto, stando bene insieme, anche avendo la forza in campo di rincorrere al posto di un compagno che casomai è stanco o che ha un piccolo dolore. Quindi io penso che il Potenza sia stato questo. Io ieri ho visto, prima parlavamo quando mandavano le immagini del Potenza, ieri Peppe Coccia, che voglio dire ha trovato poco, un giocatore importante perché è un giocatore giovane che ha fatto campionati importanti, ha fatto anche qualche gol da esterno, ieri è entrato e sembrava fosse un giocatore, un titolarissimo, quindi non ha fatto sentire la mancanza di un giocatore importante che si è rivelato importante l'anno scorso e quest'anno come Leo White. Io credo che tutti quest'anno possano sentire propria questa vittoria, dal presidente a Rocco il magazziniere. Io credo che se il risultato arriverà, perché ancora, però se il risultato arriverà penso che sia stato veramente merito di tutti e mi piace sottolineare il comportamento di questi ragazzi fuori dal campo. C'è sintonia, c'è solidarietà, una sorta di mutuo soccorso fra tutti i giocatori. E alla fine, quando c'è serenità, armonia nello spogliatoio, i risultati non sono altro che la diretta conseguenza. Vorrei sottolineare appunto uno dei tuoi assistiti, Pierpaolo Di Senso, con chi meglio del fratello maggiore Sebastian, perché non so se sicuramente molti se ne saranno accorti, però con la sostituzione di Gennaro Esposito e la sostituzione poi del nostro Giuseppe Siclari, ieri Pierpaolo ha avuto la grandissima soddisfazione di indossare la fascia di capitano, e non è la prima volta. Sì, vabbè, penso che una bella cosa, soprattutto per poi un lucano, noi non siamo di Potenza città, ma siamo della provincia. Poi Pierpaolo è innamorato del Potenza, farebbe qualsiasi cosa per il Potenza, e quindi è una soddisfazione che merita, che meritava, e speriamo solo che le cose vadano come devono andare e si festeggia. Ecco Sebastian, non lo chiedo a Giuseppe, non lo chiedo all'avvocato, che si sono dimostrati fin qui diplomatici, ma lo devono essere con i piedi ben saldi al terreno, però lo chiedo a te, è fatta oramai, 8 punti in 12, su 12 a disposizione, il Potenza dovrebbe praticamente suicidarsi. È fatta, finché la matematica non dice che è fatta, non è fatta, bisogna, certo, vedendo le statistiche e i risultati che ha avuto il Potenza nell'arco di questo campionato, non dovrebbero esserci problemi, però fin quando non sono sicuri, e non è giusto nemmeno dirlo, perché è giusto così, devono fare risultati importanti queste partite e basta, e poi ci siamo quasi. Una grande sorpresa di questo campionato è proprio il tuo Altamura, poi dopo in occasione della partita appunto contro il Picerno cercheremo di scendere nel dettaglio, però innanzitutto voglio chiederti questo, a 3 punti soltanto dal secondo posto dalla Cavese, ma se non ci fosse stata quella piccola flessione di inizio anno, questa Altamura poteva quasi giocarsi la promozione? Se non ci fosse stata quella flessione sì, però c'è stata quella flessione. Ce la siamo presi, siamo ripartiti nei migliori dei modi, perché adesso abbiamo fatto risultati importanti. Dalla parte nostra abbiamo la spensieratezza che ci porta ad affrontare le partite con tranquillità, però è normale, noi vogliamo continuare così come stiamo facendo e cercare di fare più punti possibili da qua alla fine, poi magari nel calcio non si sa niente, se la Cavese perde qualche punto perché non arrivare secondi. Francesco, abbiamo sottolineato l'importanza, la delicatezza del match vinto dal Potenza di ieri contro un Gravina però imbottito di giovani con 7 under. Infatti le dichiarazioni di mister Dudu al termine della partita parlava anche di una sorta di contestazione tra virgolette da parte del pubblico amico nei confronti del tecnico della formazione murgiana proprio per aver inserito questa folta schiera di under. Ti aspettavi una cosa del genere su un campo tra l'altro difficile dove voi avete lasciato 2 punti pesanti dopo una grandissima prestazione? No, vabbè, non so se me l'aspettavo perché non è una cosa che mi interessa. Dico che a volte poi bisogna fare delle scelte anche di insomma così, sia societario a livello di lungimiranza, ma anche insomma bisogna capire il momento in cui si fanno delle scelte così delicate come appunto la composizione della formazione titolare in una partita così importante, non per il Gravina, perché il Gravina non interessava
in nessun modo, ma per il campionato in generale. Quindi è chiaro che inserire 2-2000 e lasciare fuori gente che insomma, ha fatto bene, comunque ha giocato bene, ci sta che il pubblico magari se la possa prendere, voglio dire, ma in quel caso credo che il tecnico non sia nemmeno responsabile direttamente, perché evidentemente è una scelta che la società gli ha imposto, magari per valutare, sentivo anche le dichiarazioni del direttore sportivo del Gravina, per valutare Under per la prossima stagione, per capire se sono pronto. Certo, possiamo chiederci se era opportuno valutarli giusto contro il Potenza in una gara così importante, però quelli poi sono discorsi così che lasciano il tempo che trovano, dietrologie che noi non facciamo. D'altronde, per esempio, noi col Potenza abbiamo vinto con 7 under in campo all'andata, quindi poi alla fine dipende come sono gli under, ecco, diciamo che non è qualcosa che pregiudica l'andamento di una partita, però sicuramente è qualcosa che può aver, diciamo così, lasciato scontenti i tifosi che hanno pagato il biglietto e che volevano vedere un Gravina magari più nel pieno delle sue forze, fermo restando che io non conosco e non so insomma, i motivi per cui mancassero alcuni giocatori, ma insomma, mi interessa anche relativamente poco. E il Gravina ha dei giovani bravi, ha una squadra che 2 anni fa ha vinto il campionato juniores, quest'anno ha vinto il girone, quindi sicuramente sono giovani preparati, però è chiaro che quando poi un giovane del 2000, del 99 va a sbattere contro le motivazioni di un giocatore che ha giocato in Serie B o comunque che ha fatto professionismo, che sente vicino il traguardo, può commettere degli errori, può non essere lucido, può non giocare la miglior prestazione della vita. Però ripeto, queste sono considerazioni che deve fare il Gravina. Se hanno fatto questo, e io credo che sia stato anche un premio da parte della società nei confronti di questi ragazzi che sono un paio d'anni che si impongono nei campionati juniores, perché sì, una cosa è andare a giocare, con tutto il rispetto per tutte le squadre, però in un campo come con il Gragnano, queste squadre con pochi tifosi, certo. Una cosa è per un 2000 vincere un campionato e poi sentire la fiducia di una società che ti fa esordire con il Potenza che è seguito da 2000 tifosi, è anche sì, una questione, è un premio secondo però me. Però se è un premio per i giovani è una punizione per i grandi, perché io immagino che chi è stato lasciato fuori per far spazio a un 2000 e non ha potuto giocare con del Potenza, una partita magari dove c'erano tanti procuratori, tanti direttori sportivi, tante società, si poteva mettere in mostra, si sia risentito. Cioè, se io a Picerno scelgo domenica prossima di lasciare fuori 5 grandi, non saranno certamente felici. Ma questa è la logica della D, perché la D non ti permette di legare a te un giocatore che ha più di 25 anni. Certo, quindi certo, voglio dire, se io devo premiare qualcuno, il grande può rimanerci male, ha un'offerta migliore fra un mese, mi stringe la mano, mi ringrazia e va via. Il giovane 2000 è mio e me lo devo tenere caro, lo devo coccolare, ecco. È questo che dico, cioè deve essere un premio al patrimonio, cioè sarà stato un premio al patrimonio della società, perché Molinari, che è un giocatore importante che sicuramente non va scoperto nella partita col Potenza, fra un mese è probabile non sarà più del Gravina, avrà già un accordo con un'altra squadra. Invece il 2000, che l'anno prossimo invece dovrà giocare per forza in Serie D, è giusto che, ma soprattutto non è, e proprio perché sti ragazzi, io l'ho visto giocare con la juniores, sti ragazzi sono proprio troppo più forti rispetto alle altre compagini della juniores, sono proprio un livello fisico, atletico, tecnico superiore, quindi secondo me è stato proprio un premio, perché te l'ho detto, giocare con il Potenza è un'emozione che un ragazzo che ha fatto tanto durante quest'anno nei campionati giovanili merita, basta, solo questo. Sì, no, la pensiamo diversamente, niente di più. Non la apriamo. Anche questo è bello del calcio. Francesco, proprio in maniera velocissima lo chiedo anche a te, sono chiusi secondo te i giochi per la lotta al vertice? Ah sì, considerando che il Potenza ha l'ultima partita col Molfetta, che comunque è retrocesso già da un pezzo. Ma soprattutto non tanto per il Potenza, ma quanto per la Cavese, perché voi date per scontato che la Cavese faccia 3 punti con Gragnano e Frattese, io non ne sarei tanto sicuro, quindi io credo che la festa non può arrivare settimana prossima, perché comunque la Cavese vincerà il suo impegno col Molfetta, ma insomma
se non sarà a Nardò sarà in casa col Taranto, comunque sarà un obiettivo ormai raggiunto. Mi sbilancio, dico che è impossibile che le cose non vadano bene, ora tutti faranno scongiuri di rito, però noi non possiamo però sì, ora c'è l'inquadratura, non si può più fare, però sì, diciamo che è anche meritato, perché poi alla fine la squadra che c'è il miglior attacco, la miglior difesa, ha vinto più partite in trasferta, ha fatto e ha dimostrato anche di vincere quando magari non lo meritava, perché magari tante vittorie per 1-0 sono arrivate e quelle valgono, non è che valgono di meno, anzi forse valgono di più. E, insomma, è un po' la Juventus della Serie D questo Potenza. Mica vuoi snocciolare per caso qualche risultato esatto, così, visto che tu ne azzecchi e magari rimandiamo anche lo spezzone? Non diciamo niente. Camillo, le tue parole mi hanno stuzzicato e quindi ti sei buttato la zappa sui piedi da solo, perché parlando appunto di calciatore... Colpa della mia onestà. Certo. Allora te lo devo chiedere, per caso è già squillato il telefono da parte di qualche squadra interessata, i tuoi assistiti che giocano nel Potenza? Ma non è troppo, non sto scherzando, è veramente troppo presto. Cioè oggi, anche se, cioè sai, il telefono squilla sempre, perché le persone con cui ho rapporti ti chiamano, ma anche soltanto per salutare, quindi si parla sempre di calcio, però scambi di informazioni, richieste di informazioni, oggi lasciano il tempo che trovano, perché poi le decisioni si prendono su delle offerte concrete. E ad oggi non ce ne possono essere, ma per nessuno, né del Potenza né per le altre squadre, non penso oggi ci possano essere offerte per nessuno, quindi è rimandato tutto a metà maggio, lì si potrà iniziare, anche perché le squadre oggi non hanno, non sanno chi sarà il direttore sportivo l'anno prossimo, l'allenatore dell'anno prossimo, quindi non è che possono fare acquisti così insensati, quindi quando le avranno una struttura inizieranno poi a cercare i calciatori. E allora ancora presto per scatenarsi con le dinamiche. Anche se voglio dire, le telefonate ci sono, arrivano sempre. Però è fisiologico, perché è chiacchiericcio, ecco. Sono calciatori comunque importantissimi per la categoria. Giuseppe, abbiamo parlato della bellissima cornice del Gravina, ma vogliamo parlare anche dell'entusiasmo che si è scatenato nel capoluogo grazie all'aiuto della regia. Vediamoci un po' delle immagini dell'accoglienza che i tifosi rossoblù vi hanno riservato al ritorno dallo stadio vicino di Gravina. Innanzitutto facciamo un passo indietro, perché sul bus già era partita la festa, abbiamo visto addirittura le dirette sulla pagina ufficiale del Potenza con un presidente Caiata letteralmente scatenato, quindi è davvero un bellissimo entusiasmo. Si prova? Parte tutto da lui, parte da lui, perché è partito da lui da quest'estate, è inutile che ci giriamo intorno, non penso che sia una cosa più che scontata, ha creato lui tutto questo. Lui ha messo tutto quello che c'era da mettere, le basi, società, squadra, e poi è arrivato, cioè ha avuto quello che è giusto che sia, però come dicevo prima ancora non abbiamo fatto nulla, è vero che anche perché noi questi, diciamo, coi tifosi, adesso questa mi sa la terza o la quarta volta che dopo una vittoria festeggiavamo al rientro in città, perciò sono cose belle, sono cose che sicuramente non capitano tutti i giorni, ce le teniamo strette, però allo stesso tempo, ripeto, rimaniamo concentrati perché già da mercoledì abbiamo il turno di Coppa Italia, che comunque ci teniamo tantissimo ad arrivare in fondo. E poi domenica, ripeto, è tutto bello, va tutto bene, però ancora non abbiamo fatto niente, perciò dobbiamo rimanere concentrati. Ecco, hai parlato appunto della Coppa, perché non c'è stato neanche il tempo di ricomporsi e tirare il fiato, perché oggi avete già ripreso la preparazione in vista proprio del match di mercoledì. È complicato mettere da parte l'entusiasmo e l'euforia e tornare a lavorare e approcciarsi comunque in un match che è importante, perché ci tenete ad arrivare fino in fondo e soprattutto vi augurate di vedere un Viviani davvero stracolmo, una cornice di pubblico importantissima. No, quello sicuramente, però poi alla fine secondo me giocare
è sempre bello rispetto a fare, ad allenarsi, ecco. Giocare ogni tre giorni non è, anzi, è vero che ci sono dispensi di energie, però noi anche lì abbiamo una rosa talmente ampia, ma ne abbiamo parlato per tutto l'anno, come dicevamo prima siamo 27 giocatori, e chiunque entra in campo fa la sua parte, perciò non ci sono problemi. Ecco, il mister c'ha solo l'imbarazzo della scelta e mercoledì affronteremo un'altra bella partita, perché ci teniamo tanto e speriamo di, ecco, di regalare ancora emozioni al pubblico, ma anche a noi stessi. E allora restiamo in tema Giuseppe Siclari, perché sta facendo letteralmente impazzire i tifosi del Potenza, portandosi la mano all'orecchio come consueta celebrazione dopo ogni rete. Allora ci andiamo a godere tutte le reti realizzate in rosso-blu proprio dal carro armato del Potenza Calcio, Giuseppe Siclari. Destro, sinistro, colpo di testa, acrobazia, opportunismo, queste sono tutte le qualità del repertorio di Giuseppe Siclari, che abbiamo visto nelle immagini poi si è andato a prendere il meritato e caloroso abbraccio della curva ovest ieri allo stadio Gravino, vicino di Gravina. Giuseppe, prima stavate parlando, e poi mi stuzzicate sempre, mi incuriosite, che un tuo ex allenatore, allora lo diciamo anche ai telespettatori, ti vedeva più in un altro ruolo, perché tu nascevi come esterno, poi sei diventato una punta centrale. Raccontaci un po'. No, vabbè, no che non l'abbia mai fatto, però sicuramente negli ultimi, ecco, da Taranto hanno iniziato a spostarmi magari più vicino alla porta, ecco, giocando magari davanti. Però prima, diciamo quattro anni fa, giocavo più da esterno, anche con un 4-4-2, ecco, facevo principalmente l'esterno. Poi il fatto di essere magari
propenso in avanti, di avere magari la capacità sempre di buttarmi in aria, quella ce l'ho sempre avuta. Però ecco, negli ultimi anni magari si è pensato più ad andare in avanti, però ripeto, a me va bene così, va bene lo stesso, non ho problemi, ecco. Prima abbiamo parlato come il segreto del Potenza sia l'armonia dello spogliatoio, allora vogliamo provare ad entrare un po' nel tempio rossoblu, a profanare quello che è il sacro spogliatoio del gruppo, per chiederti innanzitutto chi è la testa più calda del gruppo, quella abituata a fare più scherzi, insomma a dare fastidio a tutti i compagni. No, non c'è proprio uno, siamo un po' tutti, ecco. Tutti scatenati. Sì, poi chi più chi meno, però siamo tutti quanti abbastanza allegri, ecco, non c'è proprio il capo. Però sicuramente ci sarà uno più permaloso degli altri. Beh, ce ne sono parecchi permalosi, però non mi va di dirlo qui, no, siamo parecchi, ma il giocatore penso che già in sé sia abbastanza... Detto, siamo parecchi, quindi pure tu sei permaloso. No, ho detto siamo. Allora, parecchi. No, siamo... Penso che il giocatore in sé sia già di suo permaloso, però no. Siamo in parecchi, ecco, mi ci metto pure. Noi sappiamo che Leo Guaita è un po' vittima degli sfottò, degli scherzi, vabbè. Soprattutto Leo, quando va, diciamo, in mezzo al torello, lo salutiamo a Leo, che è un amico. È un nostro punto di riferimento, ecco, le frecciatine, no. Leo ha il suo modo di fare, magari che è un po', ecco, diverso rispetto agli altri, però come lui, ma pure con gli altri, siamo... abbastanza contenti, ecco. E lo salutiamo Leo Guaita, ci permettiamo di ridere e di scherzare proprio perché è venuto spesso ospiti nelle nostre trasmissioni, anche lui, con lui abbiamo avuto modo di ridere e sorridere, perché poi alla fine è l'obiettivo della nostra trasmissione. Allora chiudiamo l'ampia parentesi dedicata a Leone Rampante per passare invece alla Leonessa della Lucania, che è caduta in casa contro l'Altamura di Sebastian Di Senso. Allora ci andiamo a godere la sintesi di Picerno-Altamura. Più rabbia che delusione, il Picerno perde in casa contro l'Altamura, ma mastica amaro non tanto per la sconfitta quanto per l'episodio che la determina, un gol fantasma che più è sembrato un non gol. Alla prima occasione la formazione murgiana passa in vantaggio all'11esimo con un gran tiro di Montemurro dalla distanza, con la palla che si insacca sotto la traversa. Al 19esimo il Picerno rischia grosso con Clemente, che calcia dal limite a difesa sguarnita con la palla che sfiora il palo. Primi segnali del Picerno al 27esimo, quando Crucitti scodella su calcio di punizione un pallone invitante per Romano, ma Palermo salva sulla linea di porta. Nelle prime battute del secondo tempo l'Altamura a sfiorare il raddoppio con Santaniello, ma è provvidenziale l'intervento di Giordano. Il Picerno si rivede in avanti al 28esimo ancora su calcio di punizione con Crucitti, la sua conclusione viene deviata da Morelli, sulla respinta Cosentino la rimette in mezzo per Tedesco, che da pochi passi spara alto. Il pareggio rossoblu arriva al 34esimo, rimessa lunga che arriva sulla testa di Francese, che la incrocia di testa sul palo lungo e fa 1-1. L'Altamura non ci sta e va nuovamente vicino al gol. Di Senso a centroarea si divora un gol con un rigore in movimento calciando alto sopra la traversa. Al 40esimo l'episodio cruciale, all'Iperta con un tiro di drop dai 25 metri colpisce il palo interno, la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e termina fuori. Sembra finita qui, ma il guardalinea segna il gol. Episodio contestatissimo, ma il gol viene assegnato. Il nervosismo è tangibile e da qui a poco vengono espulsi sia Tedesco che Carrieri, entrambi per colpi proibiti ai danni degli avversari. Un KO che lascia tanto amaro in bocca per come maturato. Il KO casalingo del Picerno permette all'Altamura di centrare tre punti importantissimi e portarsi a tre lunghezze dalla seconda forza del campionato, vale a dire la Cavese di mister Bitetto. Ma andiamo a parlare subito del match che si è disputato ieri allo stadio Curcio, perché abbiamo due rispettivi portabandiera delle proprie squadre, sia del Picerno che dell'Altamura, come il nostro Francesco Giuzio e il nostro Sebastian Di Senso. Francesco, quali sono state le difficoltà della partita di affrontare comunque un Altamura che è la sorpresa, come abbiamo detto prima, del campionato? Sì, l'Altamura insieme a Mardò per me è la squadra che gioca il miglior calcio, perché seguono l'allenatore e hanno, insomma, dei dettami precisi, quindi fanno magari sempre le stesse cose tra virgolette, però le fanno davvero bene, e questo poi ti porta ad avere difficoltà se non riesci ad adattarti immediatamente, se non riesci a,
a capire in anticipo la giocata che stanno per fare. E non è un caso, infatti, che l'Altamura sia in quella posizione di classifica. In più ha una rosa veramente notevole. Ieri in panchina c'erano, giusto per fare due nomi, Sebastian, ma c'era anche Presic, e quindi sono giocatori che in qualsiasi altra squadra non avrebbero problemi a stare negli 11 titolari. E poi poi sono solidi, sono molto forti fisicamente, hanno una difesa davvero buona, tre giocatori grandi, diciamo così, quindi senza under, che giocano la palla, con Di Benedetto che è un po' l'allenatore in campo. E ieri è stato un episodio, ecco, per farti capire come poi io vengo anche affascinato da queste filosofie. C'era un giocatore, un centrocampista, un under, che ha detto al portiere, buttala, non la giocare. Il difensore che stava dietro di lui gli ha detto no, che buttala, noi la palla dobbiamo sempre giocarla. Quindi questo ti fa capire poi quando i giocatori si affidano al proprio allenatore che cosa succede, ecco, diciamo così. Al di là di questo elogio dell'Altamura che ci teneva a fare, è stata una partita un po' strana, perché noi avevamo qualche assenza di troppo probabilmente, e in più veniamo da due settimane che sono state dure, perché abbiamo giocato ogni tre giorni, e i prossimi 10 giorni saranno uguali. E non siamo riusciti ad approcciare bene il match all'inizio, non siamo riusciti a essere aggressivi come di solito lo siamo, e poi quell'euro goal di Montemurro dopo pochi minuti ci ha fatto capire che non era proprio una giornata che si presentava fortunata. L'abbiamo rimessa in piedi sbagliando tanto sotto porta, l'occasione sulla punizione di Crucitti dove Romano non è stato bravo a buttarla dentro, oppure anche dopo quella di Tedesco di testa. Sono situazioni che magari se sfruttate diversamente possono dare un epilogo diverso alla partita. Alla fine all'1-1 ci poteva stare, poi loro hanno trovato questo gol un po' contestato per come è arrivato, però avevano avuto anche altre occasioni prima, quindi mi sento di dire che alla fine l'Altamura non ha rubato niente. Il Picerno è stato un po' sottotono, probabilmente la sconfitta di mercoledì non ci ha fatto bene, soprattutto sul piano degli stimoli, perché abbiamo un attimino salutato quello che poteva essere il sogno playoff. In più la vittoria del Taranto ieri con la Cavese ha allungato nuovamente il gap, e quindi siamo un po' rammaricati, fermo restando che paragonando i budget delle prime 10 in classifica c'è una squadra che non c'entra assolutamente in quelle posizioni, quindi siamo noi, perché abbiamo speso davvero pochissimo, affidandoci a gente che stava già con noi, oppure a ragazzi che l'anno scorso giocavano in seconda categoria, oppure ragazzi esordienti assoluti in Serie D, per cui possiamo essere soddisfatti. Ci avevamo fatto la bocca all'idea di raggiungere i playoff, però evidentemente non siamo ancora pronti sia come squadra, come staff, come società per affrontarli. È sempre lucidissima e oggettiva soprattutto l'analisi del nostro Francesco Giuzio, che ha fatto riferimento all'episodio del gol non gol. Ma prima di scatenare i nostri ospiti con il moviolone, voglio chiedere proprio giustamente a Sebastian Sponda Murgiana, d'accordo con mister Giuzio, qual è l'analisi della partita? Sono d'accordissimo, perché noi siamo partiti bene, anche se non con ritmi altissimi. Mi aspettavo onestamente un Picerno un po' più aggressivo, visto anche comunque tutte le grandi squadre gli hanno perso punti, e forse questo loro atteggiamento noi ci ha favorito un po', però abbiamo trovato un gran gol con Montemurro noi, poi loro l'hanno rimessa in piedi la partita, ci hanno creato qualche pericolo su palla inattiva, perché hanno avuto occasioni per far gol, come poi hanno pareggiato su un fallo laterale, quasi una palla inattiva, però noi siamo stati sempre in partita, ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l'abbiamo fatta a vincere questa partita difficile.
Ecco Sebastian, sono curioso di chiederti come si evolvono poi alla fine queste stagioni, soprattutto all'interno del gruppo, perché giustamente l'Altamura è una neopromossa che, essendo neopromossa, immagino puntasse al mantenimento della categoria, alla salvezza. Quando avete iniziato poi a credere nell'alta classifica, quando poi si iniziano ad inanellare vittorie su vittorie che portano tantissima fiducia? Ricordiamo che a fine dell'anno addirittura per due giornate siete stati in vetta alla classifica insieme alla Cavese. Sì, noi siamo una neopromossa, però poi la squadra che è stata fatta, vedendo i valori in campo, diciamolo francamente, non era una squadra per salvarsi. Si parte così, sai, per avere un profilo basso, piedi per terra, però noi ci accorgevamo che la squadra è la nostra squadra di qualità. Poi io personalmente mi sono reso conto che la nostra squadra aveva qualità quando perdemmo in casa con la Cavese, prima dell'arrivo di Ginestra, perché nonostante abbiamo perso una partita con una squadra forte, noi l'abbiamo giocata secondo me bene, quindi dentro di me dicevo ci abbiamo qualità, possiamo fare bene. Poi la società è andato Panarelli, è arrivato Ginestra, abbiamo fatto 10 vittorie consecutive e poi si acquista consapevolezza, fiducia, che sono determinanti. Poi la cosa penso primaria è il gruppo, perché noi abbiamo un gran gruppo e penso che questi risultati è anche frutto del gruppo che abbiamo. E restando proprio in tema Picerno-Altamura, perché uno dei grandi protagonisti, purtroppo assente di giornata, era proprio Emanuele Esposito, avvocato, un'assenza che si è sentita in casa Melandrina. Beh, credo che comunque il Picerno, indipendentemente da Emanuele, abbia fatto una buona gara. Poi voglio dire, hanno esaminato ogni aspetto della partita in maniera dettagliata sia Francesco che Sebastian. Emanuele è ovvio, è un giocatore di qualità, un giocatore che in Serie D riesce a fare la differenza, come ha detto mister Arleo in qualche conferenza stampa di qualche partita fa. È un giocatore molto forte, un giocatore che può inventare la giocata in qualsiasi momento della partita. Però comunque il Picerno ha dei giovani importanti, Emanuele Tedesco ha fatto sempre bene, quindi in attacco non credo siano messi male, indipendentemente dalla presenza di Emanuele. È ovvio che avendo lui hai più fantasia davanti, però penso che ora, con tutto questo tour de force di partite che hanno avuto e che dovranno affrontare nelle prossime settimane, penso che un tempo di riposo possa essere stato anche salutare per Emanuele. E allora scateniamo i nostri ospiti, perché è arrivato il momento del moviolone. Grazie all'aiuto della regia rivediamo l'episodio discusso, vale a dire il tiro in drop di Aliperta dai 25 metri che incoccia il legno e poi rimbalza sulla linea dopo qualche momento di attesa. L'ufficiale di gara, su segnalazione del guardaline, decreta il gol per l'Altamura, che poi è risultato il gol decisivo che ha permesso alla formazione di mister Ginestra di portarsi a casa tre punti importanti. Voglio ovviamente interpellare innanzitutto chi l'ha vista dal campo. Sebastian, la sensazione dal campo, anche se lo diciamo già, è comunque difficilissimo giudicare un episodio del genere a quella velocità. No, velocità normale penso che sia quasi impossibile. Io ho avuto l'impressione che, onestamente, vedendo l'immagine pensavo che fosse entrata di più la palla dentro, però non è facile, è difficilissimo, è stato bravo l'assistente a segnalarlo, è difficile commentare questa cosa perché dentro al campo dici è gol, perché io magari sono dalla parte dell'Altamura, quelli del Picerno dicevano che non è gol, capito? Certo. Quindi è così. Gol o rigore? Ci vuole il VAR, dice il nostro Giuseppe. Sì. Ma secondo me nemmeno col VAR. Bastava il pallone col sensore che gli vibra. Ah, sì. È vero. Anche perché technology. Francesco, è difficile perché l'effetto che Aliperta dà al pallone, complice anche l'impatto contro il legno, appunto dà questo effetto particolare, perché il pallone poi esce fuori, non rimbalza, sì, dentro, poi torna fuori. Tu che sensazione hai avuto? Sai, da bordo campo? Aliperta, che come dice il nostro amico in comune, non è un buon esterno, ma è un ottimo mediano. E non diciamo chi, no, per tutelare. Tuteliamo questa perla. E no, al di là delle battute, ma Aliperta fa un gran tiro. La questione secondo me si risolve in maniera abbastanza veloce. Per me, vedendo le immagini ora, diciamo così, anche ieri eccetera, per me è gol,
Ora non so se la palla è entrata tutta oppure se c'è uno spicchio ancora sulla linea, però per me, diciamo, da questo fermo immagine, onestamente dico che è gol. Dico anche che avessimo questo stesso episodio fosse capitato in un campo con 4.000 persone, nessuno avrebbe mai fischiato il gol. Ecco, diciamo che sono quelle finezze che ogni tanto si regalano i direttori, comunque gli arbitri. In questo caso magari ci ha azzeccato, però è una decisione davvero rischiosa da prendere, perché intanto credo che i giocatori dell'Altamura non avrebbero nemmeno protestato se non gli avesse dato il gol, nel senso che non c'è stata l'esultanza immediata di uno che ha fatto gol. È stata una finezza del direttore di gara, e noi ce la teniamo perché va bene. Sarei curioso di vedere la stessa cosa, lo stesso episodio in un campo con 4.000 persone sugli spalti, se l'arbitro fischia allo stesso modo. Però ormai è andata, quindi magari ci ha anche preso. Dico solo che a velocità normale dal campo era veramente impossibile guardare quella palla e cadere sì, è dentro e fuori. Cioè veramente è una cosa molto molto difficile. E chapeau dunque innanzitutto alla sportività di mister Giuzio, che poi ci offre anche un altro spunto di riflessione. Voglio capire anche ovviamente l'idea che si sono fatti i nostri due ospiti, Giuseppe Sicleri e l'avvocato Cannizzaro, parti neutrali della contesa. Giuseppe, a prescindere che comunque è complicato, però sei d'accordo con quanto dice Francesco? Magari in un'altra cornice, di fronte a un altro pubblico, per l'ufficiale di gara sarebbe stato più complicato decretare il gol. Però così si va magari a indirizzare come una, tra virgolette, malafede. Secondo me se lo vedi, punto e basta, al di là del fatto che ci siano i 4.000 o 5.000 tifosi. Lui ha visto così e si è preso la responsabilità di prendere questa decisione. Però secondo me non si deve pensare al fatto se ci fosse o se non ci fossero i tifosi o meno in un'altra circostanza. Si è preso la responsabilità, poi da questa immagine sì, sembra dentro, però ripeto, parliamo sempre di a velocità normale, è difficile prendere una decisione del genere, perciò penso che alla fine l'arbitro ha deciso così, lui è stato sicuro di quello che ha fatto, però ripeto, non penso che se, cioè non voglio pensare ecco che se magari a Picerno c'erano 5.000 persone non avrebbe preso questa decisione. Di questo ne sono più che sicuro, ma vedi, lo vabbè, sai. Vabbè, ma così tu. Però vai a... No, è semplicemente un protagonismo, un protagonismo che viene evitato. No, ma perché... un protagonista però a questo punto è malafede. Perché, no, non è malafede, è semplicemente dire come, non so, ti faccio un esempio. L'azione del gol di Agudirin in potenza Nardò. È chiaro che magari in un altro campo, dopo che quello ha segnato, tutto è finito così, forse uno dice, vabbè dai, è gol. Ma questo è malafede. No, non è malafede, è incompetenza, ma quello perché ci sono i giocatori scarsi, sono gli arbitri scarsi, ma non è malafede, cioè io non credo che nessuno sia in malafede, è semplicemente questione di opportunità, questione di protagonismo, da parte di chi arbitri, ci sono gli allenatori protagonisti. Cioè, è sbagliato, nel senso non è che l'arbitro deve fare protagonista, l'arbitro deve fare l'arbitro, punto. Ma sì, è chiaro, se no sta in Serie A, ci sta. Però partono tutti da lì, anche chi abita in Serie A partono da queste categorie. Sì, cioè, devono essere obiettivi, devono essere obiettivi pure qui, cioè, ripeto. Poi, no, secondo me non lo sono, noi a Picerno abbiamo visto troppi episodi. Ah, quello poi è un altro discorso, sono stati magari un po' così, diciamo. Sì. Però è normale, cioè nel senso, io non parlo di solitanza psicologica né di no. Però io sono anche quello... sicuro che in Serie A c'è la solitanza psicologica, cioè un arbitro che va a arbitrare Juve Spal. Beh, certamente è condizionato, ma perché è normale, perché siamo delle persone, degli esseri umani. Sì. Però comunque è sbagliato. È sbagliato, sì, ma infatti ora stiamo andando verso la robotizzazione delle decisioni arbitrali, fra qualche anno manco ci sarà bisogno dell'arbitro. Sì. Sarà un dirigente. Sarà un dirigente. Con chi ce la prenderà? No, nei salotti televisivi chiudiamo tutto. Però se tu ci pensi, quando in Coppa Campioni fanno degli errori madornali che costano milioni a un club, allora il club ha tutto l'interesse nel finanziare delle soluzioni diverse che prevedono il non errore. Certo, perché a me il VAR non piace perché toglie poesia al calcio. Sono d'accordo, però evita
Però se io buttassi milioni nel pallone rosicherei. Questa volta stranamente ti devo dispiacere di essere. Ti faccio un esempio solo e poi lascio e c'è sempre una prima volta. Irlanda-Francia. Henry fa gol con la mano, l'Irlanda non è mondiale, capito? Che danno economico per una nazione intera. Ma sono d'accordissimo. Come fai? Sono d'accordissimo. Camillo, voglio sapere in maniera velocissima anche il tuo pensiero. Io ho rivisto 10 volte l'immagine, l'avete fatta vedere, voi l'avevo vista anche a casa e ti dico che io non sono capace di decidere nemmeno col fermo immagine. Io se avessi subito un gol del genere non l'avrei presa con tanta sportività. Solo questo posso dire. E viva l'onestà, che poi è il segno che contraddistingue appunto il nostro format. Torniamo però a parlare di calcio, abbiamo chiuso la pagina del Moviolone, ha scatenato anche le diverse idee in studio, perché bisogna rituffarsi subito in campionato, perché anche il Picerno, Francesco, è chiamato a scendere in campo in settimana, perché c'è il recupero della partita con la Turris che era stata rinviata per neve. Ciò che non ci voleva, nel senso che arriviamo incerottati, perché ieri abbiamo avuto 2 squalificati e Francese era diffidato, ha preso l'ammonizione, quindi salterà anche il turno di Picerno. In più abbiamo detto di Esposito che non è nelle migliori condizioni e poi domenica abbiamo una partita importante per il campionato e a cui insomma tutti teniamo a fare bella figura, ci tengono i giocatori, ci tiene la società. Mercoledì verrà il nostro presidente dall'America per gustarsi questi 4 giorni in cui giocheremo 2 partite. Dovremo riprendere, dovevamo lasciato, perché a noi la pausa di un mese post Cavese ci ha distrutto purtroppo, perché quando vinci una partita come quella che abbiamo vinto noi con la Cavese e poi non giochi per un mese non è una cosa positiva, perché non sfrutti il momento, la carica di entusiasmo, l'adrenalina che hai in quella partita. E si è visto già a Manfredonia, dove sì, non abbiamo rischiato niente, ma abbiamo fatto una vittoria alla fine risicata. E si è visto a Gragnano, dove invece abbiamo offerto una bruttissima prestazione. E si è visto ieri, dove magari non siamo stati aggressivi, non siamo stati sul pezzo e abbiamo concesso qualcosa di troppo all'Altamura. Speriamo di invertire il trend, fermo restando che è chiaro, dovremmo far ruotare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione e insomma, sperando che al di là del risultato di cui non nutriamo assillo in questo momento, però escano fuori delle buone prestazioni sia da parte di quelli che sono stati impiegati di meno e sia da parte magari di qualche giovane che troverà più spazio viste le defezioni tra squalificati e infortunati. E siamo entrati dunque nella settimana del derby che ci porterà al match del Viviani domenica prossima, appunto tra Potenza e Picerno, anche se ovviamente le due rispettive formazioni saranno impegnate mercoledì con i rossoblù Potentini in Coppa Italia, rossoblù Melandrini invece nel recupero del campionato contro la Turris. Parliamo però un attimo di Altamura, non ti chiedo Sebastian con chi giocate settimana prossima, perché che affronterete un'altra Lucana come il Francavilla, ne parleremo nello spazio dedicato al Francavilla. Intanto chiedo all'aiuto della regia di rivederci qualche perla di Sebastian Di Senso con le sue velenose traiettorie partorite dal suo delicato mancino, ecco, con la specialità della casa, il calcio piazzato ad Altamura, insomma, che poi ricordiamo è legata da uno storico gemellaggio con il Potenza, e tu hai avuto modo di vivere una cornice di pubblico importante proprio nel match che avete disputato ad Altamura, deciso poi da Francia. Sì, c'è un gemellaggio, infatti sono stato accolto benissimo subito ad Altamura proprio per il semplice fatto che ne fossi Potentino. Ed è sempre un buon biglietto da visita. Senti, ora come ora, poi uno quando vince ci prende sempre gusto, alla fine il bello del calcio è sempre abbattere i limiti e non mettere mai limiti alla provvidenza, quindi voi volete continuare a sognare, dove volete arrivare e cosa vi siete messi in testa? No, non ci poniamo limiti, nel senso che cerchiamo di giocare ogni partita al massimo, di fare sempre risultato pieno attraverso il nostro gioco, le nostre idee. E niente, cioè siamo tranquilli, spensierati, quindi non abbiamo l'assilo magari del Potenza che ogni partita devo fare 3 punti, però adesso che noi siamo lì nel ballo vogliamo ballare, continuare a ballare e speriamo di farlo più a lungo.
Camillo, proprio in maniera velocissima, perché dobbiamo parlare di Francavilla, voglio chiederti, visto che tu conosci bene Sebastian, essendo Pierpaolo un tuo assistito, descrivici un po' che calciatore è Sebastian Di Senso. Ah, vuoi una disamina tecnica da me? Ovviamente. Secondo me Francesco te la sa dare più dettagliata. Ah, vabbè, Sebastian è un ottimo giocatore. Io dico sempre che i fratelli Di Senso, pur avendo fatto un'ottima carriera, si sono fermati in determinati punti semplicemente perché sono lucani e nati in piccoli paesi della Basilicata dove i giocatori non sono molto valorizzati, però hanno sempre dimostrato non solo qualità tecniche ma anche qualità umane, atletiche, non si sono mai risparmiati. Sebastian è mancino, quindi diciamo è un po' più delicato di Pierpaolo come giocatore. È un po' più materiale. però sono... Lui è un ottimo giocatore che quest'anno si è trovato l'anno scorso a vincere il campionato d'eccellenza, che penso che sia... Quanti ne hai vinti? L'eccellenza? No, uno col Potenza, qui mi sono trovato un anno col Potenza. Ah, uno, già l'avevi vinto uno. Non era Potenza, era una sorta di Potenza. Ha vinto il secondo campionato, quest'anno hanno fatto... Ecco, da matricola hanno fatto un ottimo campionato in Serie D e ora speriamo che andranno a giocare i playoff da protagonista. E se dovessi scegliere una squadra per cui tifare nei playoff, scelgo proprio l'Altamura. Quindi. Chiudiamo il tema a Picerno con una domanda scomodissima, 30 secondi, ma che i tifosi vorranno sicuramente sapere. Esposito resterà a Picerno anche la prossima stagione? È presto, è la terza volta. Diplomatico, anche troppo di me. No, sicuramente no, no, ci sono no, tante guarda, offerte Esposito, per Emanuele. Esposito fino a quando vuole... Allora, il mio lavoro è rendere felice un calciatore. Fino a quando il calciatore è felice, io ho fatto bene il mio lavoro. Esposito è un ragazzo che ha 27 anni, è un padre di famiglia, ha un figlio, ha una fidanzata, lui sa cos'è meglio per se stesso. Nel momento in cui Esposito mi dirà io devo trovare stimoli da un'altra parte, io troverò una soluzione. Se Esposito mi dice io gli stimoli ce l'ho solo a Picerno perché mi trovo bene qui, Esposito rimane a Picerno. È una domanda che adesso fra l'altro non è nemmeno giusto fare perché Emanuele deve finire al meglio il campionato sia per Esposito calciatore sia per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, perché come dicevo prima il Picerno da tre anni, da quattro, questa è la quarta stagione in D o tre fra? Terza. La terza stagione in D è andato sempre migliorandosi, quindi è una piccola realtà, è un piccolo paese ed è giusto che i meriti gli vadano riconosciuti perché anche grazie al lavoro dal presidente che è lontano migliaia di chilometri, all'allenatore, ai ragazzi, al massaggiatore, anche grazie al lavoro di tutti il Picerno ha un progetto e questo è denotato dal fatto che ogni anno migliora la sua posizione, migliora le prestazioni, migliora i risultati. Quindi deve anche quest'anno onorare il campionato fino alla fine e riuscire a fare più punti possibile. Dopo che il campionato sarà finito, i giocatori potranno andare in vacanza, dopo un periodo di vacanza si valuterà qual è la scelta migliore per Emanuele, come faranno tutti gli altri calciatori del Picerno, del Potenza e di tutte le squadre dei nove gironi di Serie D che hanno più di 25 anni. O mi sbaglio? Chiarissimo, allora il nostro avvocato, bisognerà attendere. Chiudiamo il discorso inerente al Picerno, facciamo un balzo in Rivalsini perché dobbiamo parlare dell'importantissima vittoria del Francavilla che ha rifilato il poker alla Versa Norman. Ci andiamo a godere gli highlights del match grazie alle immagini offerte dal preparatore dei portieri del Francavilla, Francesco Casalnuovo. A solo Sinnico verso la salvezza, la vittoria per 4-0 del Francavilla sulla Versa Normanna avvicina la squadra di Lazic al traguardo della permanenza diretta in Serie D senza passare dai play-out. Una vittoria netta che porta la firma di un grande protagonista come Volpicelli, autore di una doppietta. Il primo tiro in porta è di marca ospite, ma la conclusione dalla distanza non impensierisce l'estremo Sinnico. Replica subito il Francavilla che all'11° si fa vedere dalle parti di Maiellaro con un tiro di Volpicelli. Al 15° Maiellaro para ancora su Zappacosta. Al 37° l'estremo difensore si supera ancora una volta bloccando il tiro a giro di Marino. È un monologo del Francavilla che meriterebbe il vantaggio. L'1-0 si concretizza in chiusura di prima frazione. Al 44° arriva la prima marcatura del Francavilla. Volpicelli serve Potrone che insacca di testa con freddezza. Il primo tempo si chiude sul vantaggio di misura dei padroni di casa. Nella ripresa al 7° Gala commette fallo su Masini. L'arbitro assegna il penalty a favore dei sinnici ed espelle l'atleta Granata per fallo su chiara occasione
occasione da rete. Dal dischetto all'ottavo Volpicelli non sbaglia la conclusione e porta il Francavilla sul 2-0. Replica immediata dei campani su calcio piazzato, ma Albigini è attento sulla conclusione da fermo. Ma è solo una timida reazione perché l'avversa non risponde alle sollecitazioni e si lascia andare completamente incassando pure la terza realizzazione. Al 17° De Marco è bravo a sfruttare un assist di Dragone. Il Francavilla non accenna a rallentare e cala il poker 3 minuti dopo. Al 20° un eurogol di Volpicelli delizia il palato e gli occhi dei tifosi presenti al Fittipaldi, tutto in piedi per la prudenza dell'esterno offensivo. Solo sul 4-0 il Francavilla tira i remi in barca e gestisce l'ampio vantaggio strappando applausi al triplice fischio. La salvezza si avvicina, ma guai ad abbassare la guardia. E il Francavilla rifila 4 sbelle alla Versa Normanna, giudicandosi un fondamentale scontro diretto in ottica salvezza. Francesco, insomma, importanti 3 punti che per il Francavilla, che cancella lo scivolone di Torre del Greco, che sarà della Turris, che sarà proprio il vostro prossimo avversario dopo l'euforia del successo del derby contro il Potenza, giudicandosi davvero una bella vittoria che gli permette di fare un bel passo in avanti verso la salvezza diretta. Sì, Francavilla con le dirette avversarie sta dimostrando di potersela cavare, quindi sono certo che si salverà senza passare dai play-out. E non sarà semplice perché il prossimo avversario del Francavilla è proprio l'Altamura del nostro Sebastian, che di certo regali alle Lucane non ne vuole fare, perché sono ancora, siete ovviamente in corsa nel pieno del vostro obiettivo, il raggiungimento di una migliore posizione in ottica playoff. Che partita ti aspetti? Perché da un lato c'è il Francavilla che ha fame, alla caccia di punti salvezza diretta, altrettanto anche voi di certo non siete appagati e volete raggiungere l'intera posta in palio. Sì, sicuramente un bel match. È una partita da giocare, nel senso che noi non possiamo regalare, non dobbiamo regalare, perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. Il Francavilla sicuramente dovrà fare la sua partita e speriamo che vinca il migliore. E grazie anche alle giocate di un super Volpicelli, mattatore di giornata, con 2 reti e 2 assist sfornati per i compagni. E allora lo chiediamo proprio a chi fa di mestiere l'attaccante, come Giuseppe Sigre, che ha avuto modo di osservare Volpicelli anche di persona. Con un attaccante così, il Francavilla, ci sbilanciamo a dire che sicuramente si salverà senza passare dalla griglia post-season dei play-out. Ma penso proprio di sì, anche perché i gol di quest'anno di Volpicelli hanno portato tanti punti, ecco, se non la maggior parte dei punti del Francavilla, perciò penso che sicuramente se mantiene questo passo con i suoi gol il Francavilla può arrivare all'obiettivo, che è quello di, ecco, salvarsi, evitando i play-out. E sarebbe poi il giusto merito, Camillo, perché non abbiamo mai smesso di dirlo ovviamente, del grande lavoro e dell'importante organizzazione da parte della famiglia Cooper, di Mister Lazic, quasi l'Alex Ferguson di Francavilla, quasi 12 stagioni in Serie D, non capita, non credo ci siano altri precedenti. Io credo che i complimenti quest'anno vadano fatti a tutta la famiglia Cooper e al Mister, anche perché hanno passato dei momenti personali non felici. E poi perché l'anno prossimo, in prospettiva, vedendo io anche il Potenza nei professionisti, avendo Matera e Potenza nei professionisti, la presenza di Francavilla e Picerno nel campionato di Serie D sarà fondamentale. E sicuramente aumenterà anche la schiera delle Lucane nel campionato di Serie D. Allora ci lasciamo come sempre all'insegna del sorriso, perché è arrivato il momento dell'irriverente rubrica anche per la Serie D su tutto il bello e il brutto del calcio, con la top 3 di Ma che calcio fai, dove c'è anche un inaspettato protagonista. Godiamocela e poi la commentiamo. La top 3 di Ma che calcio fai. Al terzo posto Sebastian Di Senso alla Cesar Prates. Al secondo posto, Tedesco si divora un gol già fatto. E al primo posto, l'incredibile svista della terna arbitrale regala il successo all'Altamura. Che rientriamo.
E l'abbiamo detto, Picerno Altamura è accaduto davvero di tutto, sono appunto tre episodi, con il suo protagonista anche Sebastian Di Senso, l'hai sparata nella pineta lì sopra la porta. Il gol non è il mio forte, dai, non la dico così. Può capitare, succede soprattutto anche ai migliori, noi ci scherziamo su ovviamente, ci ridiamo su, anche perché anche il nostro Giuseppe Siclari e anche Carlos Franza sono finiti nella nostra irriverente rubrica, come sempre. Allora, chiudiamo sempre all'insegna del sorriso, non mi resta che ringraziare i nostri ospiti in studio, grazie mille all'avvocato Camillo Canizzaro per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ci rivediamo poi a maggio, l'ultima puntata, così parliamo un po' di mercato, va bene? Un po' in difficoltà in questo sito, lo strappiamo in diretta. Grazie anche a Giuseppe Siclari, anche se giustamente siete impegnati nelle partite infrasettimanali in Coppa, in campionato, quindi non abbiamo reso incandescente il derby di domenica, no, però sono sicuro che avete voglia di riscattarvi dopo il KO dell'andata. Sì, quello sicuramente. Grazie a voi e buona serata. Grazie al bomber del Potenza Giuseppe Siclari, grazie anche a Sebastian Di Senso, scusaci ancora per la top 3, per la parte sì, e in bocca al lupo davvero per questo finale di stagione che per l'Altamura può davvero essere da sogno. Speriamo bene. Grazie ancora a Sebastian e grazie anche a Francesco Giuzio. Mi aspettavo che rendessi un po' più vivace il derby di domenica dopo soprattutto il risultato dell'andata, con un Potenza che si può dire che soffre un po' di mal di Lucane, visto che ha perso sia con Piceno che con Francavilla. No, sono cambiato, Emanuele, in questi mesi sono cambiato. E anche merito nostro, allora, possiamo Bravo. Dire. Bravo. Grazie più grande, grazie comunque Francesco, in bocca al lupo per la partita di mercoledì. Grazie a voi, buonanotte. Per il finale di stagione del Picerno. Grazie più grande come sempre a voi che ci seguite con tanta attenzione e tanta passione. Ma che calcio dici? Torna come sempre tutti i lunedì alle ore 21. Ci vediamo tra 7 giorni. Ciao.